Bentornate, nuovo video! Allora, oggi ho fatto, o meglio, ieri ho fatto il quarto shampoo con il Curly Girl Method. Quindi diciamo che ieri era un mese di Curly Girl Method, anche se comunque io considero fine sabato prossimo, perché facendo lo shampoo sabato, sì, ho iniziato di sabato e oggi è il quarto sabato, quindi quarto shampoo, ma secondo me il mese passa dopo una settimana dallo shampoo, non proprio il giorno dell'ultimo shampoo. Quindi, bene o male, per le mie considerazioni mensili, quindi in toto, ci vediamo, penso, settimana prossima. Voglio stare una settimana ancora così. Allora, quarto step. Il quarto step, ragazze, prevede uno shampoo purificante. Ricordo sempre, e ve ne parlerò più approfonditamente nel prossimo video, diciamo della settimana prossima, quindi fra una settimana, lunedì prossimo, in cui vi farò le mie considerazioni e vi dirò che non è necessario tutto, ma bisogna trovare comunque il proprio equilibrio. Allora, io nella mia routine che mi sono studiata nel mio equilibrio, oggi era previsto uno shampoo purificante, che è comunque necessario quando accumuli comunque tantissimi prodotti sui capelli per tutta settimana o comunque nelle varie settimane, non facendo sempre lo shampoo eccetera eccetera, c'è possibilità che i capelli accumulino prodotti. Nel mio caso no, io un capello con una come posso dire, con un'alta porosità, diciamo così, nel senso che avendo un capello trattato, comunque un capello secco e un capello sottile e riccio, ovviamente parliamo di ricci, i miei capelli hanno un'alta porosità, hanno le scome molto aperte, di conseguenza prendono tantissimi prodotti, tantissima idratazione, qualunque cosa ci metto la prendono, ma altrettanto velocemente la buttano via. Quindi dovrei usare un prodotto sigillante, un olio, ma i miei capelli detestano l'olio, quindi sto cercando e sto studiando. Ma veniamo a noi. Allora, oggi sarebbe stato il caso di fare uno shampoo purificante. Io ho saltato questo step, ma comunque per chi è agli inizi e vuole cominciare questo metodo, consiglio di farlo. Perché io ho saltato questo step? Se non avessi avuto i prodotti che vi faccio vedere, io oggi avrei seguito la routine, che poi sarà la mia futura routine quando finirò questi prodotti, e sarà appunto con lo shampoo purificante. Quindi fate conto di utilizzare lo shampoo purificante, ve ne consiglio uno qui, vi metto l'immagine di uno shampoo purificante da supermercato che non costa tantissimo, della Biopoint, e anche Nickel Tested, o forse no, devo controllare, comunque della Biopoint, e quello è lo shampoo purificante che io acquisterò appena termino quello che ho usato oggi. Ma vi faccio vedere quello che ho usato oggi, cercherò di spiegarmi perché io sono un po' contorta nelle spiegazioni. Allora, come ben sapete, tempo fa io ho acquistato lo shampoo antigiallo di Kerastase. Lo shampoo antigiallo di Kerastase non è assolutamente adatto al metodo. L'abbiamo visto insieme, è stato bocciato, così come il balsamo. Ma io ho necessità di uno shampoo antigiallo o di comunque un prodotto antigiallo. Di conseguenza, per ora io continuerò a utilizzare questo ed il suo balsamo che vediamo dopo. Appena termino questo shampoo, voglio fare una prova e sostituirlo. Quindi questo, lo shampoo, lo sostituirò col balsamo purificante della Biopoint, con lo shampoo purificante della Biopoint che vi ho fatto vedere. E il balsamo lo sostituirò col balsamo antigiallo di Alchemilla. Quindi è quello che ho controllato, è approvato per il metodo. Se già voi avete questo problema e ci volete provare, lanciatevi sul purificante della Biopoint e utilizzate l'antigiallo di Alchemilla. In ogni caso, sarà quella la mia futura routine. Al momento, avendo questi prodotti che comunque ho pagato abbastanza e soprattutto li voglio usare perché li voglio terminare, li voglio utilizzare, non ho alcuna intenzione di buttarli via o di utilizzarli per altro. Quindi io ho fatto, tra virgolette, lo sgarro, nel senso che invece di utilizzare un purificante adatto al metodo, ho utilizzato questo come purificante che non è adatto al metodo, e lo utilizzerò, quindi sarà la mia routine fino a quando non terminerà. Poi, una volta fatto questo, come ben sapete, io subito dopo lo shampoo faccio la maschera, e in questo caso oggi ho voluto utilizzare questa maschera di Biomarina Intense, maschera ristrutturante intensiva. Allora, ragazze, in realtà io
mi pizzica il naso, grazie allergia. In realtà io non volevo utilizzare questa maschera, ma ne volevo utilizzare una proteica. Però questa maschera era praticamente terminata, cioè mancava l'ultimo uso, e quindi ho detto vabbè dai, togliamocela da davanti, quindi finiamola, almeno la metto nei prodotti finiti e ciaone. Quindi utilizzerò poi prossimamente quella proteica che ho acquistato. Ah, fatemi sapere se volete un video su tutti i prodotti da supermercato, quindi balsamo, shampoo, styling, insomma tutto quello che io ho in giro e ho comprato e posso consigliarvi da supermercato, perché comunque io ritengo che bisogna iniziare questo metodo con prodotti che costano poco, perché se ne usa e se ne sperimenta tanto, e soprattutto perché se trovi un prodotto da supermercato con cui ti trovi, meglio che comprarne uno molto costoso. Quindi io per ora vado tutto di supermercato. Comunque torniamo a noi, quindi shampoo purificante, aspettate, non è per il metodo, però vi devo dire, insomma, tutto quello che ho usato, ovviamente ho fatto un'ora e mezza di impacco pre-shampoo con l'Olaplex. Questa è la boccetta finita perché l'ho finito. Quindi, shampoo, nel vostro caso purificante, che è quello che vi consiglio qui, che però non ho ancora provato, della BioPoint. Io invece ho utilizzato questo e lo utilizzerò finché non finirà. Poi subito dopo maschera, allora questa maschera non la ricomprerò più, magari ve ne parlo nei prodotti finiti. Ho amato questa maschera, però ormai ha fatto il suo, quindi non la comprerò più. Quindi ho tenuto questa per mezz'ora, questa è nickel tested se vi può insomma interessare. Poi dopo la maschera ho fatto la mia solita passata di balsamo. Ah, tra l'altro c'è una cosa che sto notando: da quando ho iniziato il Curly Girl Method io ho sempre fatto due passate di shampoo. Ragazze, io sto facendo una sola passata, ho fatto una passata di shampoo questa volta, ho fatto una sola passata di shampoo volta scorsa. Non vi so dire, io ho dei capelli che in aspetto magari non sembra, perché sembrano comunque capelli rovinati, crespi, e lo sono, ma se voi li toccate, io ho dei capelli morbidissimi, cioè sembrano i capelli dei bambini, non lo so, non vi so spiegare. Quando ho iniziato questo metodo i miei capelli sono già cambiati, se non nella cura, nell'aspetto, ma nella morbidezza. A volte dico, ma ce l'ho i capelli in testa, che sono talmente morbidi. Comunque, torniamo a noi. Allora, dopo la maschera ho utilizzato il balsamo, ed ho utilizzato questo balsamo di Kerastase anti-giallo, che non va assolutamente bene per il metodo. Quindi se volete un balsamo anti-giallo e non vi interessa il metodo, ve lo consiglio, perché l'ho provato e mi piace tanto. Se invece volete utilizzare un balsamo adatto al metodo, vi consiglio quello di Alchemilla anti-giallo, però io non l'ho ancora acquistato, ve lo consiglio come prodotto ok per il metodo, ma lo acquisterò solo quando terminerò questo. Mi dispiace di non usarlo più, ma è assolutamente non adatto per il metodo, quindi ho utilizzato questo. Altra cosa che vi volevo dire, no, ve la dico dopo. Poi come spazzole, allora, per districare ho utilizzato la nuova spazzola della Tangle Teaser. Ragazze, io amo questa spazzola, l'ho utilizzata una volta ieri, io non la lascerò mai più nella vita. Cioè io districavo, non c'era un capello qui dentro, fantastica, non spezza, non rovina, non ti fa male, è bellissima. Invece styling dopo ho utilizzato la Demman. E poi come styling ho voluto provare, siccome, come vi ho detto, io d'estate i miei capelli amano i gel. Ultimamente, non so perché, perché io considero il periodo attuale estate, in cui io utilizzavo solo o gel aloe o gel ai semi di lino, stranamente i miei capelli sono un po' refrattari al gel. Infatti nello shampoo di settimana scorsa io ho fatto lo styling col gel d'aloe. Ragazze, durante settimana vi dico sinceramente non mi è piaciuto molto, perché dopo due giorni avevo non solo il crespume, ma sentivo i capelli molto molto secchi, quindi l'ho messo da parte e ho voluto provare dei prodotti in combo. Magari vi faccio un video, se vi interessa fatemi sapere, vi faccio un video dello styling che ho utilizzato per diciamo per oggi, tra virgolette, per ieri, perché l'ho messa ieri e oggi non ho ancora ritoccato, così sono andata a dormire, mi sono svegliata così. C'è un lieve crespume da ritoccare, ma molto lieve, lo ritoccherò domani, tanto oggi sono a casa.
Comunque, che cosa ho utilizzato? Per il leave-in ho utilizzato questo prodotto di Fructis Aloe Vera della Garnier. Ragazzi, io sto amando questo prodotto, mi sta piacendo tantissimo. Ed è, a parte il profumo, è un profumo pazzesco, che ti dura praticamente tutta settimana, ma poi è... non vi so spiegare, mi fa i capelli morbidissimi, scivolano nelle mani, ma poi mi sembra davvero di mettere un prodotto che mi sta idratando i capelli, non so come spiegarlo, è fantastico. Quindi ho messo una marea tanto tanto di questo e poi ho voluto provare, sempre per lo styling, la crema all'aloe vera della Fructis di Garnier Life Food. Ragazze, allora, come vi ho detto, a primo acchitto come maschera idratante mi è piaciuta, ma ho continuato a preferire la maschera idratante della Omia, quindi non so, la riproverò. L'ho provata come prodotto styling e questo è il risultato, ne ho messa abbastanza tra l'altro, ma come vi ricordo sempre di provare, di fare dei test, cioè di provare tipo uno shampoo ne mettete di meno, lo shampoo dopo di più. Io sono una che abbonda, abbonda anche perché i miei capelli sono praticamente sabbia del deserto, quindi asciugano e succhiano qualunque cosa. Domani secondo me non ci sarà più niente, dovrò rispruzzare e fare un refresh, ma magari farò un refresh tutta settimana con questa, così vi farò sapere come va. Fatemi sapere se volete un video su come ho applicato questi due prodotti e su come mi sono trovata, perché comunque tutta settimana la proverò, quindi potrò successivamente farvi un video e darvi una spiegazione più completa, anche magari aggiungendoci il refresh di questa settimana. Comunque, ragazze, che dire? Quindi questo è stato il risultato del mio quarto step, quarto shampoo, quindi quarto, è passato un mese facendo uno shampoo a settimana per il Curly Girl Method. Vi ricordo assolutamente che questi due prodotti che ho utilizzato non sono adatti, e adesso voi mi direte, ma quindi tu hai vanificato tutto un mese di Curly Girl Method? Ni perché non l'ho vanificato, ma sicuramente ha inciso sui benefici di questo metodo. Quindi, prossimo shampoo, io dovrò ripetere il final wash, quindi dovrò, tra virgolette, ricominciare da capo, nel senso che non potrò fare un co-wash o un lupù, quindi un co-wash, ovvero un lavaggio solo col balsamo, un lupù, quindi un lavaggio leggero, ma dovrò nuovamente fare lo shampoo col final wash, se vi ricordate. Se non vi ricordate o non sapete cos'è, andate al primo shampoo, al video del Comincio il Curly Girl Method, e lì vedrete cos'è il final wash, in pratica appunto lo shampoo finale. Quello è uno shampoo che serve quando vai dal parrucchiere o quando sei costretta, non so, fuori casa, utilizzi prodotti che non sono adatti al metodo. Con un final wash tu ripulisci tutto quello che hai messo in testa non adatto, e di solito si fa la prima volta o per uno o due volte, dipende da quanto sporco, quindi siliconi e robe varie, avevi sui capelli, oppure si fa quando vai dal parrucchiere o ecco, vai fuori, ti trovi, ti fai uno shampoo con quello che trovi purtroppo, e quindi la settimana dopo ripulisci con questo final wash. Io sarò costretta a fare quindi il final wash ogni 4 settimane finché non terminerò questi due prodotti, perché vi ripeto, non ho assolutamente intenzione di abbandonarli per ora, finché non terminano. Poi spero di riuscire a trovarmi bene con quello di Alchemilla, non usando il balsamo, lo shampoo, ma usando solo un balsamo antigiallo. Vediamo come andrà, magari non, siccome questi prodotti io li uso una volta a settimana, magari quel balsamo mi troverò, le dovrò usare una settimana sì, una settimana no, vediamo il mio capello come reagisce il giallo, in quanto tempo esce fuori questo giallo dorato che non mi piace, per lasciare il mio biondo freddo. E basta ragazze, questo è tutto. Penso di essere stata estremamente confusionaria come sempre. Se ci sono dubbi scrivetemi qua sotto, cercherò di riepilogare, e fatemi sapere se volete un video in cui vi mostro come ho fatto lo styling solo con i prodotti Air Food e Fructis di Garnier all'aloe vera. Questo fa parte della linea Hydra Bomb, sono tutti adatti al metodo, e basta. Oggi ragazzi sono stata velocissima. Detto questo, come sempre vi ricordo il pollicino in su di supporto, un commentino, fatemi sapere la qualunque su quello di cui vi ho parlato oggi, fatemi sapere cosa ne pensate del metodo, fatemi sapere tutto quello che volete, e vi ricordo, se non siete ancora passate per il mio Instagram,
passate, perché se scorrete indietro nelle foto c'è un contest ancora attivo. E basta ragazze, detto questo, ci vediamo al prossimo video, mille baci baci e buon inizio settimana a tutti, perché vedrete questo video lunedì. Ciao!